Adesso si dovrebbe vedere in maniera corretta, nel mentre Re è andato a segnare i tiri liberi dopo un fallo antisportivo fischiato al numero 19. Zona da parte di Fano, una 2-3, fortunato attacca, scarica da 3 punti Kristap, non va, rimbalzo Fano, palla al numero 19, Vicario, errore da parte del numero 11, Tonelli, il capitano, Re prova, passaggio per Vuk, fallo da parte del basket Fano, il numero credo sia del numero 4, primo fallo di Ricci, due tiri per il numero 20, Vuk. Assegno il primo. Errore nel secondo tentativo. Vicario in palleggio. Vicario, palla a Tonelli. Ricci in palleggio. Bell'attacco di Fano che porta il numero 11 Tonelli in post basso nello smile e subisce il fallo da parte del numero 23 Alessio Re. C'è un cambio da parte dei Bad Boys, è uscito il numero 14 Stupelis ed è entrato il numero 43 Jansen. Ricci palla a Pierantoni, lascia Vicario, c'è un blocco, bel canestro da parte del numero 19 Vicario. Punteggio di 5-12 per i Bad Boys Fabriano. Ancora zona da parte del basket Fano. Fortunato prova un tiro. Non va. Caloglia a rimbalzo. Vuk a rimbalzo sbaglia. Fano in contropiede. Jansen cerca di fermare ma non ci riesce. Il numero 11 Tonelli. Bella penetrazione da parte di Tonelli, che va a guadagnarsi il primo fallo di Jansen e i primi due tiri liberi da parte del basket Fano. Primo tiro libero a segno per il basket Fano. 2-2 da parte del capitano Tonelli. Fortunato in palleggio. Passaggio per Re. Caloia in posto contro Pierantoni, ma l'arbitro fischia passi e quindi altra palla persa per i Bad Boys. Fano ora in attacco con Vicario che supera la linea di metà campo. Passaggio a Ginesi, buon attacco da parte di Fano che va a rimbalzo sempre con il numero 9 Ginesi, va al tiro ma c'è un fallo da parte del numero 20 Vuk. Buon attacco da parte del basket Fano. Ginesi ha tentato di segnare una prima volta prendendo poi il rimbalzo e guadagnandosi due tiri liberi. Primo tiro libero a segno per Ginesi. Anche il secondo a segno. 5 punti da parte del numero 9 Ginesi. Re, passaggio a Caloia. Fuori ancora per Jansen. Prova il tiro ma non riesce, fortunato da 3 punti, non va, primo ferro, ma Re a rimbalzo e va a segno Alessio Re, bel rimbalzo in attacco, con 3 uomini addosso è riuscito a segnare e a portare avanti di 5 lunghezze i Bad Boys che hanno 4 falli di squadra contro i 2 del basket Fano. Ora Vicario prova un tiro.
picchiata una palla a due, palla rimasta in attacco a Fano. Sarà importante adesso per i Bad Boys non fare falli stupidi, perché ci sono oltre 4 minuti di bonus per Basket Fano. Buon tiro da parte del numero 4 Ricci, che va a segno. Ray in difesa ha provato ma non è riuscito a rimanere in contatto con il numero 4. Fortunato per Ray, che penetra, scarica verso Fortunato, non un controllo ottimo per il numero 10. Palla persa ancora di Pedro. Ricci supera la metà campo passandola al numero 11 Tonelli. Palla a Pierantoni sotto, subito un raddoppio da parte dei Bad Boys, uscita e tiro da tre punti del numero 9 Genesi. L'importanza di avere Pierantoni sotto canestro è fondamentale per Fano e, come detto all'inizio, sarà importante per i Bad Boys cercare di limitare l'intelligenza del ragazzo che aveva giocato già a Senigallia. Altra palla persa dei Bad Boys da parte di Jansen, che penetrando non è riuscito a passare la palla a Fortunato. Ora Fano, che può tentare il pareggio con una tripla ancora, e il numero 9 Ginesi ancora a segno. Punteggio di parità, 14 pari, trascorsi 7 minuti. Tre palle perse fino adesso per i Bad Boys. Abbiamo due punti per il numero 4 Ricci, 8 per il numero 9 Cinesi, 2 punti per il capitano Tonelli, altri 2 punti da parte del numero 19 Vicario. Per i nostri Bad Boys ci sono 4 punti del numero 20 Gojkovic, 6 punti per il numero 23 Re e 4 punti per il numero 14 Stupelis. Al termine del primo quarto mancano esattamente 2 minuti e 50. Fano che tiene ancora in campo Pierantoni, Ricci, Ginesi, Vicario e Tonelli. Non ci sono cambi neanche per Fabriano, con il numero 10 Fortunato, 23 Re, 43 Jansen, 20 Gojkovic e 11 Caloia. Buona difesa di Vicario, che pressa a tutto campo il numero 10 Fortunato. Ora passaggio a Jansen, prova una penetrazione, non ci riesce. Gojkovic da due punti sbaglia, ma buona pressione di Re, che riesce a recuperare palla. Prima palla persa per il Basket Fano. Fortunato penetra, prova il tiro, c'è un errore, ma Re ancora al rimbalzo, tiro dalla media e va a segno. Altri due punti per Alessio Re. Punteggio di 14 a 16 per i Bad Boys Fabriano. Vicario, palla cercata di dare a Pierantoni, buon raddoppio. Ancora un altro raddoppio sotto canestro, ma c'è un fallo. Due tiri liberi per il Basket Fano. Per il Basket Fano è uscito il numero 4 Ricci ed entrerà il numero 16 Staurenghi. Il primo tiro libero sbagliato da parte del capitano Tonelli, ma il secondo a segno. Anzi, errore, sono stati due tiri liberi segnati da parte del capitano di Fano. Jansen, palla Fortunato, cercano ancora di
passare la palla fuori le mie tre punti. Generazione di Caloglia, scarico per Jansen che prova il tiro a tre punti ma non va a segno. In questo momento la zona di Fano sta mettendo in molta difficoltà i Bad Boys Fabriano. Penetrazione del numero 11 Tonelli, buona penetrazione che porta ad altri due tiri liberi per il capitano. Fallo del numero 43 Jansen, secondo fallo, infatti il coach Daniele Agnello lo cambia per non rischiare di portare a tre il tabellino dei falli per Jansen, mettendo dentro il giovane Onesta. Al termine del primo quarto mancano 1 minuto e 27, in bonus i Bad Boys che hanno già portato a molti tiri liberi per Fano. Re prova la prenazione, triplicato, riesce a passare la Vuk, Gojkovic ancora e Gojkovic riesce a segnare dopo un primo tentativo fallito. Vantaggio di 2 punti per i Bad Boys Fariano, 16 a 18 per la squadra ospite. Raddoppio sotto canestro, palla a Pierantoni che si alza da 3 punti e segna. Percentuali molto buone per Fano dalla linea dei 3 punti. Ancora zona, Onesta prova a penetrare, passaggio fortunato. Gojkovic cerca Caloglia ma il passaggio era abbastanza intuibile. Rimessa Bad Boys, ci sono dei cambi. Escono per i Bad Boys il numero 20 e il numero 11 ed entrano con il numero 00 Carzetti e con il numero 16 Pellacchia. Intanto per Fano è entrato anche il numero 15 Bernardini. Errore da parte dei Bad Boys, Fano supera la metà campo con facilità, gira la palla in posto, tiro complicato da parte di Tonelli. Re trova immediatamente Fortunato in contropiede che va a segno. Buon canestro di Fortunato e un bel passaggio di Alessio Re. Ultima azione del quarto, mancano 9 secondi. Vicario prova a penetrare, passaggio fuori per il capitano Tonelli che sbaglia. Re al rimbalzo prova il tiro ma scade il tempo, anche se Alessio Re aveva segnato. L'arbitro dice che non è convalidato il canestro. Alla fine del primo quarto vantaggio degli ospiti 20 a 19 con i Bad Boys che hanno 2 punti da Fortunato, 4 punti da Stupelis, 8 punti da Alessio Re e 6 punti da Gojkovic. Ci sono 2 falli per il 43 Jansen, un fallo per Alessio Re e un fallo per Caloglia e Fortunato. Per quanto riguarda il basket Fano, solo un fallo da parte di Vicario e da parte del numero 4 Ricci. 2 punti per Ricci, 3 punti per Pierantoni, 9 punti top scorer per il basket Fano Ginesi, 8 punti, 4 punti per il capitano Tonelli e 2 punti per il 19 Vicario. A fine del primo quarto abbiamo 3 palle perse da parte dei nostri Bad Boys Fabriano e solo una palla persa per il basket Fano. L'obiettivo adesso è cercare di limitare le palle perse. In quintetti iniziali del secondo quarto sono per i Bad Boys Carzetti, Pellacchia, Fortunato, Onesta e Alessio Re. Per il basket Fano abbiamo il numero 15 Bernardini, il numero 19 Vicario, il numero 5 Pierantoni, il numero 11 Tonelli. Nel mentre palla persa da parte di Pedro Fortunato, Bernardini in contropiede va a segnare facilmente. Vantaggio basket Fano di una lunghezza. Per concludere il quintetto di basket Fano c'è il numero 16 Staurenghi. Onesta ora da 3 punti, errore. Vicario in contropiede, palla per Pierantoni, buona finta
di Pierantoni va a segno. Ottimo fondamentale di Pierantoni che attraverso il piede perno riesce a far saltare due difensori e andare a segno. Alessio Re, palla onesta che penetra dalla lunetta, va a segno. Bel canestro di Daniel Onesta. Primi due punti per il giovanissimo De Bed. Onesta prova a marcare il capitano Tonelli. Raddoppio di Fortunato, palla Vicario che sbaglia. Re in contropiede. Grande atleticità da parte del numero 23 Re, che guadagna un altro fallo. Il fallo dovrebbe essere del numero 16 Staurenghi. C'è un cambio per i Bad Boys, esce il numero 10 Fortunato ed entra il numero 11 Marco Caloia, militante anche nella squadra dell'Aristo Prof Fabriano in Serie A2. Re ferma a palleggio mettendo in difficoltà i Bad Boys, ma la palla arriva Onesta. Carzetti ancora, palla dentro a Caloia. Bel blocco di Re per Onesta che prova il tiro da tre punti ma non va. Pierantoni ancora al rimbalzo. Vicario ora marcato da Alessio Re, un probabile mismatch, ma Pierantoni da tre punti cerca il tentativo di massimo vantaggio ma non va a segno. Re, buona penetrazione ancora Caloia, ottimo passaggio di Marco Caloia per Alessio Re che riporta avanti i Bad Boys 23-24 per gli ospiti. C'è molta affinità tra Caloia e Alessio Re, tutti e due giovani ragazzi che provano a sfruttare la loro giovane età per avanzare di categoria. Bel canestro da parte di Fano dopo il raddoppio dei Bad Boys da parte del numero 19 Vicari. Re, palla Onesta, penetra, non va. Caloia prova ad andare sotto canestro, pallone ancora per Onesta. Carzetti da tre punti, non va. Alex Carzetti non è riuscito a provare a segnare da tre punti, ma la palla rimane per i Bad Boys Fabriano. Time out per i Bad Boys Fabriano. Dopo tre minuti il punteggio è di 25-24 per il basket Fano. Un fallo per Fano, 0 per i Bad Boys. Sale a 4 il numero delle palle perse di Fabriano. Come detto, con questa squadra l'atleticità e l'intelligenza cestistica dovrà essere il principale motivo di aiuto per i Bad Boys. Cercare di andare il più delle volte in contropiede, perché ovviamente Fano, essendo più esperta nella categoria ed avendo anche, come detto, giocatori del calibro di Pierantoni, sa cosa vuol dire difendere nella metà campo e non in contropiede. Ottima difesa per adesso del Fano, per adesso sempre una zona 2-3, rimessa da parte dei Bad Boys. Difficoltà da parte dei Bad Boys che con il numero 11 Caloia fanno fallo in attacco prima di portare la palla fuori dalla rimessa. Altra palla persa per i Bad Boys, palla in punta a Bernardini. Vicario, blocco di Pierantoni che taglia a canestro. C'è un mismatch tra Pierantoni e Onesta. Cercano di dare la palla a Pierantoni ma subito un raddoppio. Ottimo passaggio di Pierantoni. Ginesi va a canestro. Troppo facile per Ginesi entrare a canestro e segnare due punti utili per Fano per andare a più tre. Non un'ottima difesa stavolta di Re e Gojkovic. Re ancora prova l'attacco. Viene fischiato un fallo da parte del numero 5 Pierantoni. C'è un cambio da parte dei Bad Boys Fabriano. Esce il numero 00 Carzetti ed entra con il numero 14 Stupelis.
due tiri liberi per il 23, Alessio Re. Primo tiro libero a segno per Alessio Re, che si porta a 11 punti, top scorer, e segna anche il secondo. Palla a Vicario che supera la linea di metà campo. Ancora uno schema per uscita per Ginesi, che esce, palla imposta a Pierantoni, ma viene fischiato un'infrazione di passi e palla recuperata da parte dei Bad Boys, che cercano il vantaggio con questo attacco. Ancora zona 2-3 per Fano. Gojkovic, palla onesta, Stupelis cerca di liberarsi, porta poi un blocco a Onesta. Onesta provava a passarlo a Stupelis, ma non era in quella posizione. Tiro ancora di Onesta a 3 punti che non va a segno. Gojkovic al rimbalzo, Re sbaglia il tiro da 3 punti con Pierantoni che prende ancora una volta un altro rimbalzo difensivo. Pierantoni cerca Bernardini sotto canestro, ottimo uso del perno, ma non va a canestro. Re ancora in contropiede, penetra e scarica per Caloglia, palla al 20 Gojkovic che tira da 3 punti e va a canestro. Bel tiro e bella azione da parte dei Bad Boys, che hanno sfruttato il vantaggio in contropiede. Ora qui Fano cerca un passaggio a Pierantoni sotto canestro, subito il raddoppio di Stupelis. Pierantoni, bel passaggio per il numero 11, per il numero 16 che sbaglia. Qui viene fischiato un fallo al numero 14, Stupelis. C'è un cambio, esce il numero 0 Onesta e rientra il numero 43 Jansen. Molto fisici per adesso i centri di Fano, che sfruttano il loro corpo per portare e lucrare più falli possibile. Bella penetrazione di Vicario che cerca di passare la palla al numero 16 Staurenghi, ma la palla viene sporcata dalle mani di Alessio Re. Vicario da 3 punti allo scadere dei 24, riesce la tripla. Anche qui una disattenzione da parte della difesa dei Bad Boys. Caloglia dalla linea del tiro libero riesce a segnare un floater, un bel appoggio a canestro, 2 punti per Marco. 30-31 vantaggio per gli ospiti a 4 minuti e 40 dalla fine del secondo quarto. Palla al numero 9 Ginesi. Il numero 15 Bernardini cerca ancora Pierantoni, ovviamente sempre raddoppiato, ma riesce ad uscire dal raddoppio non riuscendo a segnare questa volta. Re a rimbalzo porta avanti la palla passandola a Caloglia, ma sbaglia in contropiede. Allora adesso la difesa di Fano si riposiziona a zona. Stupelis, palla Alessio Re che tira da 3 punti, primo ferro. Gojkovic cerca e riesce a guadagnare una rimessa dal fondo molto importante, e c'è un time out da parte di Fano per fermare il tempo. Mancano 4 minuti e 9 secondi al termine del primo tempo. Vantaggio di un punto da parte degli ospiti, 2 falli per uno sia per Fano che per i Bad Boys. Fino adesso un'ottima prestazione da parte di Gojkovic, soprattutto da parte dei rimbalzi offensivi. In difesa i Bad Boys dovranno cercare di limitare soprattutto le prime penetrazioni e migliorare il raddoppio su Pierantoni. Fino adesso è riuscito sempre a trovare un uomo con un passaggio sempre molto difficile. Ottima prestazione anche del numero 23 Alessio Re, top scorer con 12 punti. Abbiamo poi Ginesi di Fano con 10 punti, 9 punti per il nostro Vuk Gojkovic che ha segnato 2 triple.
I quintetti che ritornano in campo sono per Alfano, Pierantoni, Ginesi, Vicario, Bernardini e Staurenghi. Per i Bad Boys abbiamo Stupelis, Re, Kojkovic, Caloia e Janssen. C'è stato un avvertimento da parte dell'arbitro verso l'allenatore De Alex Luca di Fano. Intanto viene un errore, ma c'è Re che guadagna ancora la palla. Janssen, palla a Caloia che esce intelligentemente, prova ad attaccare Staurenghi. Uscita di palla per Janssen, penetra, tiro, non va, Caloia ancora rimbalza a lottare e la palla è però di Fano. Buono l'approccio di Marco per andare a trovare un altro tentativo da due punti che non è andato a buon fine. Ora Fano supera la metà campo, sempre il playmaker Vicario. Pierantoni non riceve, un ottimo passaggio da parte del play e palla recuperata ancora dai Bad Boys. C'è un cambio, fuori il 23 Alessio Re e dentro un opaco Pedro Fortunato, che dovrà cercare sicuramente di migliorare dal punto di vista difensivo e poi in attacco la sua prestazione. Ora adesso attacca, palla a Caloia. Janssen si cerca ancora Gojkovic, Stupelis, tiro da tre punti di Janssen che non va a buon fine, rimbalzo lungo da parte di Staurenghi, ancora palla a Pierantoni che supera facilmente Stupelis, passaggio per Vicario, uscita ancora per Ginesi, Stupelis salta, ancora palla a Vicario, ultimi secondi e non va a buon fine il tiro di Vicario sul primo ferro. Cambio per il basket Fano, esce proprio il numero 19 Vicario e rientra il numero 4 Ricci. Attacco per Bad Boys, importante cercare di andare ancora avanti nel punteggio, palla a Caloia, stesso canestro di prima, ottimo fondamentale per Marco Mancino, ma segnato due ben canestri anche con la mano destra. Bella penetrazione ai Ginesi, ma c'è un rimbalzo facile da parte del numero 15 Bernardini che concede un altro tiro da tre punti a Pierantoni che non va a segno. Gojkovic in contropiede, fermato, palla Fortunato da tre punti, eccolo il primo canestro di Pedro Fortunato che forse con questo tiro da tre punti riuscirà ad accendersi. Più 6 per i Bad Boys, 30-36 il punteggio, 2 minuti al termine del secondo quarto. Pierantoni in punta, cercano ancora Bernardini, ottimo scarico per Pierantoni, palla al numero 9 Cinesi da tre punti e va ancora a segno da tre punti. Corcianiello dovrà cercare di fermare al meglio il numero 9 da tre punti. Caloia intanto da tre, non un'ottima scelta di parte di Marco che non va a segno. Cambio da parte dei Bad Boys, esce il numero 14 Stupelis ed entra il numero 23 Re. Pressione da parte di Fortunato al numero 4 Ricci, rientrato in campo, uscita dai blocchi, ma grande difesa di Alessio Re che va in contropiede e schiaccia ancora con fallo. Ottima difesa di Re che è molto atletico e riesce sempre a trovarsi sulla linea di passaggio. Anche Fano dovrà riuscire a cercare di diminuire queste palle perse che sono diventate 4, che portano sempre a un contropiede per il numero 23. Cambio per i Bad Boys, esce il numero 11 e entra il giovane Pellacchia. Re che ha già segnato 14 punti e conclude il gioco da 3 punti. Schiacciata e tiro libero, più 6 ancora Bad Boys. È rientrato il numero 19 Vicario ed è uscito il numero 5 Pierantoni. Fallo da parte del numero
43, è il suo terzo fallo per Jansen, limitato fino adesso dal numero dei falli. Rientra il numero 00 Carzetti, bel blocco, palla Bernardini, ottima azione da parte della rimessa da parte di Fano, riesce a riportarsi sul meno 4. Fortunato usa il blocco di Pellacchia, palla a Re Gojkovic, ancora dal mezzangolo, non va al canestro, molto lungo questo tiro di parte del numero 20. Un minuto alla fine, Vicario ancora in punta, doppio blocco, palla che viene provata a dare a Bernardini ma non riesce, Ginesi ancora, ma Fortunato fa un'ottima difesa, anche se l'arbitro vede un tocco del numero 10 e dà palla al basket Fano. C'è stata un'ottima difesa da parte sia di Fortunato che di tutti i Bad Boys in questa situazione, perché non era facile cercare di rimanere pronti sul rimbalzo offensivo da parte di Fano. Vicario ancora, tiro non va a segno, Pellacchia non facile il controllo, ora chiude il palleggio, brutto passaggio di Pellacchia, contropiede da parte di Fano con Ricci che va in penetrazione ma sbaglia, Re ancora al rimbalzo, palla a Carzetti in contropiede, Carzetti si ferma, arresto e tiro, ma c'è l'errore, buon rimbalzo di Gojkovic che però non riesce a fermare la sua velocità e commette il suo secondo fallo. 13 secondi al termine, ultimo possesso per Fano che cercherà di andare fino al termine. Vicario da 3 punti, sbaglia Re, rimbalzo, tiro e non va, a segno. Concluso il secondo quarto, il primo tempo di questa partita, Fano sotto di 4 punti, punteggio di 35 a 39 per gli ospiti. Ci risentiamo poi nel terzo quarto.